Quando nel gennaio del 2012 la Ticosa ha chiuso e sono stati tolti i posti auto, le attività commerciali della via Milano Alta hanno iniziato a chiudere senza licenza, proprio perché qualcuno dice che i posti auto non servono a niente. Senza quei posti auto, i commercianti della via Milano Alta hanno iniziato a chiudere e il livello si è abbassato, si è abbassato, si è abbassato finché non è diventato quello attuale. Provate a fare un ragionamento semplice, visto che ci sono i geni che parlano di visioni, ma ragionate semplicemente. Quando andate a fare la spesa nel supermercato, se non ci fossero i posti auto, cosa fareste? Andreste da un'altra parte. Ed è quello che è successo esattamente in via Milano Alta. Chiusa la Ticosa, una bonifica infinita, i parcheggi sono spariti, demolito il commercio, non era più gradevole viverci sopra, la gente ha iniziato a vendere e il livello si è omogeneizzato. E adesso parlano di ghetto, parlano della zona che non è vivibile. Lì rimettiamo 600 posti auto, le attività commerciali ricominceranno ad essere appetibili perché passando dalla Via Grandi ci sarà l'attraversamento e ritornerà ad esserci la gente, ritornerà ad esserci il commercio, riandremo a mettere quello che era il sale delle attività commerciali di quella zona e residenziali. Io personalmente in Piazza Giulio Cesare non so a quanti clienti da quanti clienti mi è stato chiesto di vendere la casa perché non potevano più parcheggiare.